Ok, carissimi. Qui facciamo anche poi foto prima di partire, no? Perché penso che vanno vicini, fratelli e sorelle. Benvenuti nella mia parrocchia. Benvenuti nella parrocchia di Don Karol Wojtyła, parrocchia papale, possiamo dire. Qui non c'era niente, era solo la chiesa di legno, come vi dicevo, e questa chiesa di legno è stata qui. Ma è rimasto solo campanile dal 1948. Quante volte pensate Don Karol passava dentro di quella campanile? Per quello noi passeremo anche dentro, che andava nella chiesa. Don Karol è arrivato a piedi da Cracovia con pullman, è arrivato in un villaggio, una cittadina di Gdów. La chiesa, vedi, è lontana lì, vai a piedi. Aveva solo in mano la valigia. La valigia, niente più. È arrivato qui in questa chiesa, il primo passo dove ha fatto? Qui c'è canonica, qui abitava parroco. Il parroco, ma lui non guardato parroco. In quella chiesa di legno, davanti alla Madonna assunta, si è sdraiato per terra, Don Karol. Quella chiesa di legno, sapete dove si trova oggi? Si trova vicino Oświęcim, nel paese Mentku, perché tutta di legno è stata trasportata. Quella immagine si trova dentro della chiesa. La Madonna Assunta, immagine di XVII secolo, veramente molto bella, grande, ma voglio dirvi che questa immagine, qui c'era il culto di questa Madonna, della Madonna Assunta, ma quel culto si è spento. Loro si sono arrabbiati su un parroco e l'hanno portato, sono arrivati qui la gente, qui davanti canonica. Questo era doloroso per Don Karol quando è venuto, che questa gente l'ha messo il parroco dentro, sai, quando portiamo le... E qui era, diciamo, associazione maschile di Azione Cattolica e femminile. In quel periodo, quando Don Karol era a Niegowic, qui era luogo dove frequentavano più giovani di tutta la zona di Cracovia. Quando Don Karol era qui a Niegowic, in questa parrocchia eravamo più di 100 giovani intorno di lui, e quel giovane prete dava fastidio a servizi segreti. Con 99 era la beatificazione di chi? Di santo famoso italiano, santo Padre Pio. Era veramente 2 maggio 1999, ma io volevo esserci per quella beatificazione in piazza San Pietro, ma non potevo, perché il mio amico dell'Abruzzo mi ha chiamato vicino all'Aquila 2 giorni prima di beatificazione e disse: Padre Jarek, tu non hai la parrocchia, ma io con i miei parrocchiani vogliamo andare in piazza per questa beatificazione, mi puoi sostituire? Comunisti. Dove ce l'abbiamo? Thank you.
Sapeva
Chi poteva essere più grande regista se non Dio? E proprio in questa chiesa, ma non in questa chiesa, davanti a questa immagine, Don Carlo ogni mattina faceva la sua preghiera, sdraiato per terra. Lo vedevano sdraiato davanti a questo quadro. Ma quando ero su una scaletta, nel 2008, l'ho sentito dentro di me una voce: portami fuori. Allora per questo abbiamo fatto quella coppia dell'immagine che ha girato e sta girando adesso in diverse parti d'Italia, attualmente in Italia, e poi anche, possiamo dire, Raffaella che sta lì, attualmente lei segue questo cammino, questa immagine. E certamente voglio dirvi che per la festa della Madonna Assunta, 15 agosto, la coppia di questa immagine ci sarà a Cattolica, 3 giorni di celebrazione, quando nella festa, ma io l'ho portato la coppia di questo quadro, personalmente una cinquantina delle parrocchie in Italia, ma poi sempre di più, quanti hanno ricevuto le grazie, quanti hanno ricevuto, e vogliono anche offrire a lei il suo omaggio. Tutti quanti nel 1993, quando ho celebrato la Santa Messa in Abate, non potevo immaginare che un giorno il Signore mi manda da noi. Ma la Madonna già la sapeva, lei lo sa. E per questo oggi siamo qui. Per questo oggi siamo per donare a lei tutte le nostre intenzioni e cuore. Qui in questa chiesa, quando è arrivato davanti a questo quadro, vedete questo fresco fatto qui anche da Santa, dalla persona di San Marino, di San Marino. Don Carlo davanti alla Madonna. Ma prima, sulla destra, in quella cappella qui, sulla destra, c'è una confessione dove ha fatto diverse confessioni. Per l'intenzione di ora che l'avete portato nel cuore, presentate a Madre Gioia le vostre intenzioni. Abbiamo per il nostro pellegrinaggio, per tutto quello che abbiamo vissuto qui e stiamo vivendo su questa terra ora, di Papa Vito, di Santa Faustina, di tanti santi, per essere sempre più ricchi e più forti nella fede e per dare la testimonianza vera della vita cristiana. Padre Maria, Thank you.
splendore del mattino. Puro il tuo sguardo ed umile tuo cuore, proteggerà il nostro popolo cammino. La tenerezza del vero amore, madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce. Adesso diciamo la preghiera, cioè per gli anni anche, vedete, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Fratelli, Figlio e Spirito Santo. Amen. È molto particolare e anche ha sua importanza. Don Carlo, voi tu arrivato in quel paesino là, allora doveva fare tutto il tratto tra queste campagne, quando periodo di mietitura, momento di lavoro, e stava camminando con la valigia. Ma la gente non sapeva chi è quel prete. Arriva e disse: io sono nominato viceparroco. È arrivato e da questo luogo è inizio della parrocchia di Njegovice. Amen. San Giovanni Paolo II. Prega per noi. Però, Santo Padre Pio, prega per noi. Tutti i nostri santi patroni. Pregate per noi. Ricevete la benedizione in questo luogo. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com'era questa cappellina? Ave, ave. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. E giratevi dietro e facciamo foto.